tutto il coinvolgimento di 5 classi di studenti e la collaborazione dell'Istituto Pavi e della Pavi Consortium Tecnico. Il tema di questo progetto è la libertà, una riflessione a partire dalle storie, dalle cinque storie di studenti e dei professori delle scuole Laura Bassi e dell'impatto che la storia, quella con la S maiuscola, ha avuto durante il periodo delle leggi razziali e della seconda guerra mondiale. Una riflessione sulla libertà negata ma poi riconquistata, caro Presto, attraverso la lotta e la resistenza. Prego. Buongiorno a tutti. Il progetto che vedete è molto lungo, libertà negata, conosciuta, ricercata, celebrata, e la ricerca delle tracce di libertà tra il 38 e il 50 circa, nelle carte d'archivio del Liceo Laura Bassi, è stato realizzato, come è stato detto, da noi, dal Liceo, dal Museo del Risorgimento, poi dall'Istituto Pavi e da Bradipus Studi Associato. Il progetto si inserisce in un lavoro pluriennale, ormai parentiale dal 2010, che stiamo lavorando alla valorizzazione dell'archivio storico del nostro liceo, che ha 150 anni, più di 150 anni, che attende come archivio ancora una sistematica riorganizzazione, ma che è comunque ordinato abbastanza da consentire lo studio di vari nuclei di documenti. Nella precedente edizione del concorso abbiamo studiato quelli concernenti la Grande Guerra e in questo caso invece abbiamo studiato i documenti relativi al periodo che va dalla scellerata promulgazione delle leggi razziali del 38 fino ai primi anni del secondo dopoguerra. Le classi coinvolte nel progetto hanno svolto ciascuna un segmento autonomo della ricerca. La classe prima E dello scorso anno, cioè l'attuale seconda, che è presente al completo, ma che è rappresentata ai microfoni da Chiara Cocchi e Riccardo Franzoni, ha svolto il segmento preliminare della ricerca, cioè quello che ha avuto come finalità la ricostruzione di com'era la scuola in quegli anni, la ricostruzione della vita della scuola tra il 37 e il 45, e che si è attuato attraverso l'esame dei registri generali dei corsi superiori, cioè di quello che era allora il triennio del Regio Istituto Magistrale Laura Bassi. Buongiorno a tutti. Nel corso del progetto la classe è stata divisa in gruppi che esaminavano un registro generale ciascuno e compilavano una tabella con i dati rilevati. Ogni gruppo ha schedato ogni classe del registro, individuando per ciascuna il totale degli iscritti, il numero e la percentuale di maschi e femmine, il numero e la percentuale di promossi, rimandati e bocciati, il migliore e peggiore della classe stabilito calcolando la media finale di ogni alunno, l'allievo più anziano e più giovane, le materie più ostiche stabilite osservando le materie portate a settembre dagli alunni. Infine abbiamo registrato note margine, come per esempio la segnalazione direttiva dalla scuola di uno studente. Osservando i dati sulle iscrizioni abbiamo poi constatato che dal 39 in poi esse incominciarono a diminuire e col progredire della guerra aumentarono sempre di più gli abbandoni scolastici, in particolare da parte di ragazzi giovani pronti a prestare servizio militare. Tra questi abbiamo trovato anche qualcuno che, come si dirà in seguito, sarebbe diventato un partigiano. Abbiamo poi notato che nonostante le difficoltà della guerra, che portarono ad una frequenza irregolare e a bassi rendimenti, negli anni del conflitto veniva promossa a giugno una percentuale di studenti maggiori a quella degli anni precedenti. Il progetto è stato per noi molto interessante e istruttivo e crediamo che il risultato finale rispecchi la nostra partecipazione e l'impegno di gruppo. Abbiamo trovato interessante poter osservare direttamente con i nostri occhi il forte impatto che la Seconda Guerra Mondiale ha avuto nella vita degli studenti della nostra scuola e coinvolgente la possibilità di confrontarci con essi e notare che per certi aspetti non siamo così diversi. Inoltre, tutti noi, quando utilizzavamo uno di quei registri, eravamo consapevoli che si trattasse di un importante pezzo di storia della nostra scuola e ciò ha contribuito ad aumentare la cura delle nostre ricerche. È stato anche molto divertente sfogliare i registri come oggetti di sé e spolverare ancora una volta tutti quei nomi scritti in bella grafia che oggi come domani faranno da tramite tra quello che è stato e quello che sarà.
Siamo contenti di aver attivamente partecipato a un progetto di cui scopo è quello di non fare dimenticare una delle pagine più dolorose della storia dell'uomo, affinché si possa impedire di ripetere gli stessi errori. Nella nostra scuola media. Il segmento di ricerca della classe è stato quello relativo alla libertà negata, ovvero all'individuazione dell'incidenza delle leggi razziali sulla vita degli alunni della scuola. Per prima cosa abbiamo consultato i registri degli anni 37, 38 e 39 dei corsi inferiori e superiori, confrontando i cognomi presenti nei registri con quelli appartenenti alla comunità ebraica, riscontrando diverse analogie. Successivamente abbiamo seguito i percorsi degli alunni israeliti, notando che alcuni di loro proseguivano un ciclo di studi nell'istituto magistrale Laura Bassi, altri invece venivano trasferiti alla scuola israelita di Bologna. Abbiamo infine creato dei testi su quegli alunni dei quali ci sembravano le più interessanti, come ad esempio le due sorelle a Sinigaglia, che dopo l'emissione delle leggi razziali continuarono a frequentare la scuola normale come privatiste provenienti comunque dalla scuola israelita. Sappiamo che una di loro conseguì il diploma e si trasferì a Parma, dell'altra invece purtroppo perdiamo le tracce. È stato per noi molto interessante affrontare questa esperienza perché ci ha fatto seguire il percorso delle ragazze e ci ha fatto capire come le discriminazioni influivano nella loro vita a scuola e in quella quotidiana nelle famiglie. La classe terza E, sempre dalla base, ha svolto invece il segmento di ricerca relativa alla libertà combattuta. L'intento era quello di trovare gli alunni della nostra scuola che avessero combattuto tra le file dei partigiani. La fonte di partenza è stata il database elaborato dal Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, sulla base del dizionario biografico di antifascisti, partigiani e le vittime del fascismo bolognese, a cura di Albertazzi, Addizzani e Onofri, che è un'anagrafe dettagliata dei 10.669 partigiani e patrioti bolognesi. Un gruppo di studenti ha ricercato isolato nel database tutti gli studenti, i diplomati alle scuole magistrali, maestre e maestre, mentre un altro gruppo ha cercato gli stessi diplomati e maestre tra i nomi dei partigiani caduti sul database online dello Stato della Certosa di Bologna e del portale www.storiaemmemoriadibologna.it. Il lavoro è stato completato poi con la ricerca di tutti i nomi così individuati nei registri scolastici dell'archivio della scuola, che sono stati visionati singolarmente, anno per anno, consegnandoci alla fine 40 partigiani, 15 donne, 25 uomini, tra alunni ed ex alunni della scuola. Sono storie di vita terminate in almeno 7 casi in modo tragico. Qui vediamo, abbiamo scelto due volti, che sono quelli di Lelio Lama, che militò nell'ottava brigata Garibaldi, venne rastrellato e fucilato dai tedeschi il 17 aprile del 44 a soli 21 anni, sul cancello del cimitero di Stia, vicino Arezzo, e il suo cadavere venne identificato dal padre solo il 31 dicembre del 45 dagli abiti che indossava. Poi abbiamo Laura Guazzaloca, maestra, militò nella 36ª Brigata Bianconcini Garibaldi, fece parte del presidio medico e fu prima incarcerata a Casteldagliano, poi internata a Fossoli, fucilata il 23 novembre del 44 a 24 anni. Storico, contenenti gli atti della segreteria amministrativa, e il periodo preso in esame è stato quello tra gli anni 38-39 fino alla fine degli anni 50, con qualche inclusione negli anni successivi. Le condizioni di questa documentazione sono tutt'altro che ottimali. Gli atti
dati sono protocollati, ma la fascicolazione è sporadica, occasionale, talvolta incoerente, si intuiscono delle mancanze, degli spostamenti cronologici e si è potuto constatare, anche se non è proprio un termine diagnostico corretto, una vera confusione, soprattutto in certi periodi, e giustificabile alla luce dell'incidente del conflitto sulla vita dell'istituto ed è presente anche negli anni dell'immediato dopoguerra, anni in cui la ricostruzione e il ritorno alla normalità devono avere necessariamente richiesto dei tempi lenti anche per una segreteria amministrativa. Cosa cercavano i ragazzi? Le tracce e i segni della libertà, prima negata, poi ritrovata e infine celebrata. Per quello che riguarda la libertà negata, il periodo compreso tra il 1939 e il 1945 ha rivelato segnali inequivocabili del controllo da parte delle autorità fasciste e dei suoi delegati in molti aspetti della vita scolastica, ma anche i tentativi di qualche scrittore libero di sfuggire alle mani del regime, insegnanti che si dimenticano di partecipare alle adunanze, presidi che si dimenticano di segnalare i nomi ai diretti superiori. Le circolari e le loro minute rivelano inoltre il trauma dello spartiacque dell'8 settembre, che pur nel clima di apparente continuità col passato, per esempio, rivela l'immediato ordine del Turichino di rimuovere tutte le effigi monarchiche, così come i vuoti documentari testimoniano la distruzione che ha toccato il cuore della città e delle sue istituzioni. Per cercare i segni della libertà ritrovata, l'indagine è poi proseguita nei documenti successivi alla fine della guerra. Le affermazioni di libertà finalmente riconquistate non mancano fin dai primi giorni della liberazione, come pure non è mancata da subito la volontà tipica della scuola di trasformare un'esperienza in didattica, in apprendimento, ad esempio con l'invito agli insegnanti di storia, ma non solo, di rievocare le vicende della resistenza insieme agli studenti. Quanto alla celebrazione del 25 aprile, che è seguita come festa nazionale nei primi anni del dopoguerra, l'abbiamo trovata, anche se un po' tardi, in un documento del 1961. Prima di lasciare la parola alle studentesse, che qui sono luci attenti e nella Valtavoli e alle Sparisi, una piccola osservazione. Da un punto di vista strettamente curricolare, il periodo della stessa non fa parte del programma di quarta, però cosa l'esperienza avrebbe potuto sembrare più consona una quinta, che pure ha approfondito aspetti letterari, culturali in generale di quegli anni, però mi è sembrato comunque un esperimento stimolante, quello di lasciare che i ragazzi si avvicinassero in modo più diretto e immediato, per una volta senza il classico filtro del manuale, alla storia e alle storie vissute da ragazzi come loro. Durante il quarto anno è stato un progetto per me come grado di mistero. Consisteva nel recarsi nella archivio della scuola durante la lezione di storia e recuperare i tamponi relativi al periodo fascista e al dopoguerra in Italia, portarli in classe e in piccoli gruppi cercare le tracce della libertà. È stato proprio il gesto di maneggiare documenti con i guanti per evitare di sporcarsi a causa della polvere accumulata negli anni, ma soprattutto per non rovinare questi reperti così unici a donare questo nome di mistero. Abbiamo toccato con mano la continua propaganda fascista nei fogli decorati con le frasi antinazistiche nella filigrana, oppure gli elenchi di insegnanti considerati nemici dello Stato italiano, o le lettere di licenziamento di chi aveva preferito seguire la vita di partigiano. Questa attività per me è stata un'esperienza nuova e diversa da tutti gli altri progetti a cui ho partecipato, perché ciò che leggevamo all'interno dei faldoni riguardava in primo luogo la nostra scuola, quindi sentivo come se riguardasse un poco anche me e tutti gli alunni. Quando mi capitava di leggere che le ragazze della scuola, per aiutare i soldati in guerra, mandavano sigarette o cucivano guanti, oppure che appena suonava una sirena, tutti dovevano immediatamente scappare nel rifugio antiaereo, pensavo come dovesse essere stata diversa la loro vita dalla nostra, nonostante non fossero poi passati così tanti anni. Spesso noi studenti siamo abituati a dover imparare a menimenti ed arte, non considerando che la storia, innanzitutto, viene fatta dagli uomini, tramite la violazione e decisione. Non è soltanto ciò che sembra essere successo in un tempo lontano e che in nessun modo potrà più interferire con il nostro presente. Mi sono sorpresa, comprendendo che la storia, o quello che sarà della nostra piccola parte di storia, la stiamo vivendo in questo momento e che un giorno forse tutto ciò che noi stiamo vivendo verrà ricostruito da quelle circolari, le quali forse non abbiamo. Gracias.
Paese dei caduti partigiani che nel nostro portale web www.storienuovi.it, qui dove questo progetto ha valorizzato soprattutto l'impegno che da tempo come museo poniamo per rendere accessibili online il nostro progetto informativo, il nostro patrimonio informativo. Grazie a tale progetto abbiamo potuto toccare con mano le possibilità che offre il web, come prima si accennava, per avvicinare la storia e i suoi documenti persone diverse dai classici frequentatori di archivi. Gli studenti hanno avuto accesso, attraverso un tipo di interazione semplice, ad informazioni complesse e puntuali, quindi ben lontane dalla semplificazione didattica o dal discorso generico, alla storia che più specificamente li riguardava, come avete sentito, cioè le vicende difficili, tragiche, gloriose di quei loro compagni di classe di circa 70 anni prima. Ritrovando gli stessi nomi dei registri di classe nelle carte dell'archivio della scuola, sono diventati essi stessi protagonisti dell'informazione in una logica di democratizzazione della conoscenza. Sono stati utili anche loro come museo, perché il loro lavoro ha reso possibile l'aggiornamento di quanto avevamo messo online, cioè l'aggiunta di approfondimenti rispetto a quella guazzaloca a cui partigiani di cui si è parlato prima. Strumenti, contenuti, realizzando così in questo fare, in azione quindi, un aspetto di quella libertà che era nel titolo, ma non volevamo così solo nel titolo, di cui hanno mano a mano cercato e sicuramente hanno un po' trovato le tracce di questa libertà perché ne hanno fatto un po' esperienza. Grazie. Concludo brevissimamente questa bellissima presentazione di questa bellissima esperienza, accennando a come questo progetto abbia avuto al proprio centro la rete di relazioni tra istituzioni, come avete sentito prima, ma anche l'Istituto Parri, che ci ha dato supporto a tutto questo progetto, e peraltro il progetto si inserisce nell'attenzione al segretismo della Resistenza che attualmente la rete degli istituti storici dell'Emilia Romagna sta attuando con il progetto Resistenza Marche, quindi attenzione globale appunto a tutti gli altri progetti culturali che si muovono intorno a questa importante celebrazione del 70°. Rete di conoscenze e messa in rete di fonti diverse, quindi i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con l'analisi delle fonti sia attraverso la documentazione fisica cartacea di queste delle materiali presenti in archivio, sia attraverso la consultazione delle fonti del web, educativamente fondamentale, come già ho avuto modo di dire, perché il web non deve essere demonizzato, ma deve essere fornito agli studenti, devono essere tutti gli strumenti critici per capire quali siano le angolazioni e l'analisi attraverso cui filtrare le informazioni presenti dal grande magma che è la rete. E rete tra le varie classi, perché ovviamente tutta la documentazione è stata messa in rete, cioè messa in una cartella condivisa e quindi lasciata a disposizione di tutti, con il consiglio educativo che quando una cosa, un'informazione è di tutti, bisogna conservarla, che si può implementare, si può sviluppare, ma è importante tutelarla appunto perché è patrimonio comune. Grazie.